Presidente, si diceva prima a proposito del fatto che le economie ci schiaccerebbero se noi avessimo una nostra moneta. Intanto noi abbiamo sempre avuto una nostra moneta e, come dire, l'Italia, quando noi avevamo la nostra moneta, era una delle più grandi economie internazionali. Certo è vero, se noi scendessimo in campo, chiedo a Pizzul, con delle regole che valgono per una squadra in un modo e per l'altra in un altro modo, ovvero noi scendiamo in campo e sappiamo che la squadra con cui noi ci dobbiamo confrontare ha la possibilità di fare tutti i falli che vuole, è chiaro che i commenti di quelli che sono le persone che osservano diranno questi qua ci faranno a pezzi, perché è evidente, se questi possono fare tutti i falli e noi dobbiamo invece rispettare tutte le regole, è chiaro che la preoccupazione è lecita. Ora, qui noi stiamo giocando una partita internazionale a livello economico con questa globalizzazione che prevede che ci siano grandi potenze che non rispettano le stesse regole che rispettiamo noi. Noi abbiamo un grande concorrente internazionale che è la Cina, che non rispetta le stesse nostre regole in materia di lavoro, in materia di sicurezza, in materia di sanità, in materia di tutte quelle che sono state le nostre conquiste sociali. È chiaro che poi noi ci confrontiamo con dei prodotti che costano un decimo di quelli che costano in Italia, di quelli che costano nel mercato occidentale. Ora qua si tratterebbe di vedere se siamo disposti a continuare a giocare con paesi che non rispettano le stesse nostre regole, o invece vogliamo un'economia tra paesi che invece rispettano queste regole. Lei è noi con Salvini. E il leader della Lega Nord proprio ieri ha rilasciato una dichiarazione molto forte, cioè in giornata le prime dichiarazioni erano prudenti, verso sera ha sferrato il colpo duro, ha detto in sostanza, ha cavalcato il fronte antieuropeo, lo vediamo nel retroscena che ci propone il Corriere della Sera, e dice via i soldi in banca, sta parlando delle banche italiane, per dare un segnale. Questa è la linea dura, insomma, Salvini ha questa idea, quindi dare un segnale all'Europa, dice ritirerai i soldi dalle banche italiane, fossi ad Atene voterei no, potrebbe essere l'inizio di una nuova era. Ma che Salvini e che noi abbiamo una forte critica nei confronti di questa moneta, si sa, è risaputo, non è certo da ieri. Poi rispetto al fatto che noi pensiamo che il popolo greco debba votare no, anche questo è assolutamente risaputo. Noi siamo dell'idea che anche l'Italia, lo dicevo prima, dovrebbe intraprendere un exit strategy. Ma se i cittadini italiani vanno a togliere i soldi dalle banche, bisogna vedere quanti ne hanno in queste banche i cittadini italiani di soldi. E poi comunque in ogni caso probabilmente potremmo andare a verificare se questi soldi sono ancora lì nelle banche oppure sono andati già in fumo in qualche mercato, perché come ho detto prima i nostri soldi sono utilizzati dalle banche per forti speculazioni, ne siamo stati vittime con Lehman Brothers e tutto quello che è successo con le speculazioni che abbiamo letto sui giornali negli anni scorsi. Ora, il punto è questo, secondo me noi dovremmo riuscire a recuperare la nostra sovranità monetaria, la nostra politica monetaria, perché ce lo meritiamo come grande paese industriale, per proteggere soprattutto la nostra economia e farla crescere, perché di fatto noi abbiamo inventato e abbiamo aderito a una moneta che è una moneta franco-tedesca, in particolare tedesca. Noi quando abbiamo fatto il cambio fisso a 1936,27 abbiamo in realtà procurato una inflazione al 100% mascherata. Noi pagavamo un caffè 1.000 lire, adesso lo paghiamo 1 euro, cioè non è che stiamo dicendo cose strane. Allora è chiaro che a un certo punto i conti tornano e si fa fatica, perché abbiamo voluto sostenere l'economia tedesca. Noi avevamo la bilancia dei pagamenti in attivo prima di entrare nell'euro, adesso è perennemente in passivo da quando siamo nell'euro, perché notoriamente siamo un paese di trasformazione, non un paese di materie prime. Allora bisognerebbe che ciascuno Stato abbia una moneta, lo diceva prima il collega Cirillo, abbia una moneta che corrisponde alla propria economia, anche con la possibilità di essere apprezzata o deprezzata a seconda dell'economia e a seconda dei mercati. E questo è il diritto che ciascun paese sovrano dovrebbe avere e che noi ci dobbiamo riconquistare. Però, senza paura.